Sono venuto qui perché ho sognato una faggeta simile a quella che, sapete, amo molto, la mia faggeta mistica. E devo dire che ho trovato un territorio bello, interessante, ma diverso, come sempre succede nei sogni. Cioè, sogni qualcosa, poi quello che succede è che tu devi trasformare il sogno in realtà facendo l'azione di andare in un luogo simile a quello che ti è stato indicato dal sogno. Vedete, questo lago ad esempio non l'avevo assolutamente sognato. Non è che sia bellissimo, un lago di foglie marce, un lago. Certamente in questo momento dell'anno è più vuoto, ma comunque è un lago, una pozzanghera gigante, anche se può avere gli aspetti belli, anche questo. Ma io avevo sognato tutt'altro, e però il mio viaggio mi ha portato in un'altra situazione. Comunque interessantissimo, comunque qualcosa che mi ha dato delle emozioni, perché sono andato a salire a Passo del Lupo una scarpinata. Vedrete nel video Avventure Fungaiole, vedrete questa parte della scarpinata da Passo del Lupo. Ma comunque questo è un viaggio esplorativo di grande tranquillità e a cercare quello che vediamo. Guardate i ranocchini, sono appena nati i ranocchini, guardate, è il momento dei ranocchini. Vedete come il lago in realtà è pura di vita. Sembrava una pozzanghera, ma poi, essendo comunque un'acqua abbastanza perenne, visto che siamo in un periodo dell'anno dove di solito tutti i laghi seccano, e questo non lo è segno che si tratta di qualcosa comunque di vivente, anche se dall'aspetto può essere non particolarmente spettacolare, un lago fangoso, un pozzangherone. Vedete, c'è questa cresta che lo tiene insieme e permette anche di aumentare il suo volume fino a lambire i faggi quando pioverà molto. Quindi è un lago molto, comunque, non da sottovalutare. E io ho fatto questo giro cercando una faggeta simile a quella mistica che mi piaceva tanto. Ho lasciato la bici là, ora la vado a prendere, e nel punto più bello, insomma, che somiglia alla mia faggeta mistica. Mentre qua vedete, prima ho fatto diverso, questo lago in mezzo che divide la faggeta. E sono due cose, non una. Quindi c'è questa strada che di solito è percorsa da cavalli, perché ho visto i loro ricordi. Quindi non è nemmeno una faggeta di quelle esclusive come la faggeta mistica, dove probabilmente ci vado solo io al mondo e pochi altri a cui ho indicato. Ma qui siamo vicini a Monte Ischia, quindi ci vanno più persone che sono saliti da Passo Caporzella. Quindi anche questo aspetto non coincide con i sogni, ma non importa. Cioè, la verità è che noi con i sogni dobbiamo cercare di trasformarli in realtà, perseguendo tuttavia le nostre idee, e però confrontandole con la realtà. Cioè, la realtà non dipende dalle nostre idee, altrimenti sarebbe una realtà. Noi saremmo dei a quel punto, e la realtà sarebbe una realtà. È tutta aleatoria, però, come quella dei sogni, dove noi cambiamo la trama a piacimento. Questo non renderebbe tutto molto interessante. Le cose sono più complesse, ecco, anche se molti pensano che la vita sia un sogno, anch'io in parte dico che la vita è un sogno, e quindi a cui ci desteremo. E quindi una grande esperienza da fare, la vita, da cui cogliere cose belle, interessanti. E comunque dovremmo non solo imparare dall'esperienza della vita, ma dobbiamo anche provare a scoprire il senso, esplorare, andare a vedere sempre posti nuovi. E oggi dovevo andare a vedere un posto già visto, vecchio, invece ho detto no, vado qua, non ci sono mai stato. Posto nuovo, non ho idea di cosa mi attende. Normalmente l'esperienza mi permette di andare su qualunque terreno, perché so più o meno come muovermi. Vedete qua, ad esempio, certamente non passerei di qua, sono anche un tipo prudente. Vedete laggiù, ovviamente c'è l'orografia del territorio, che è dalla quale non si può prescindere. Ma quello che voglio dirvi oggi è che siete voi a dover trasformare i vostri sogni in realtà. La realtà non sarà uguale ai sogni, sarà magari anche meglio, perché poi non lo sapete mai quando partite, dove arriverete e cosa vi porterà. Si tratta di una scoperta, si tratta di andare nell'ignoto, e questa è la cosa bella per
perché se tutto fosse noto sarebbe veramente poco divertente. E a volte mi dicono vai dove ti dico io, vai qua, vai là, ma io vado, ma se un posto già noto poi non mi diverte. Io vorrei andare senza sapere dove arriverò. Vedete, comunque questo è un posto dove le persone ci passano con i cavalli, perché evidentemente è lontano andarci a piedi, non tanti, magari c'è stata solo una spedizione ieri o ieri l'altro, probabilmente, perché non è che ci siano grandi segni umani, però comunque è una zona visitata, non esclusiva come quell'altra che avevo conosciuto. Ci sono sentieri, quindi ne usufruirò per tornare indietro, quindi passare, quindi esplorare una nuova zona andando ai sentieri dove vanno tutti. E però questo mi permetterà, vedete, mentre ritorno alla bici, alla parte più bella, diciamo più mistica della faggeta, quella mi piace di più, anche se nulla a che vedere con la faggeta mistica che avete visto tante volte nei miei video anche recenti, che ha qualcosa di speciale. Anche le piante sono piante molto speciali. Qui sono faggi più piccoli, meno, vedete, meno protesi, su forme eccezionali, ma sono piccolini e sono comunque sempre in difficoltà, perché siamo ben sopra i 1600 metri di altitudine, quindi sono piante che stanno utilizzando tutte le loro capacità al massimo. E vivere un ambiente comunque ostile, perché comunque non è facile vivere qui d'inverno. I faggi perdono il fegato, questo riescono a reggere meglio di abeti e a stare in genere più in alto di abeti. Al limite della vegetazione voi troverete più faggi che abeti, quasi sempre troverete i faggi. E questo è perché sono piante evolute per vivere, per resistere in inverno e per vivere al meglio. Vedete, qui è bellino comunque, somiglia un po' alla faggeta mistica, somiglia, però è anche diversa. Manca, ecco, ci sono gli spazi, vedete, però manca l'albero principale di grande dimensione, mancano faggi gemelli, insomma una serie di cose che devo ritrovare la faggeta mistica per andarci. Però ho avuto questa idea dal sogno di vedere, ci sarà un'altra faggeta come quella, bella come quella, da poter visitare, e allora sono partito e sono andato. Questo è un po' il modo in cui secondo me bisognerebbe vivere, quindi non accontentarsi di ciò che già sappiamo, quindi poi viene a noi alla fine, ma andare avanti. E comunque faggio molto carino questo, magari tra 100 anni avrà una forma, questo magari tra 100 anni sarà benissimo anche in faggeta, vedete, però non ci sono miscele di grande livello dal punto di vista fungaiolo, ma perché sono faggi anche giovani, però vedete ce n'è qualcuno più grande, più sviluppato, anche delle forme più particolari. E davvero comunque è stato bello arrivarci. Ora però non è finito il viaggio, vado su se il tempo mi assisterà, altrimenti rimarrò, diciamo, in luoghi riparati nel caso venisse un temporale, sempre con la massima prudenza, come avete visto sempre nei miei video. Vi ho spiegato anche in un video vecchio, ma anche recentemente, come comportarsi in montagna in caso di temporale. E quindi, di fronte alla mia bici, comunque ho portato qua su io e non lei ha portato me, vi saluto e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.